Ciao ragazzi, allora dunque per tutti noi tifosi bianconeri è una giornata alquanto particolare e difficile. Gigi Buffon nella sua conferenza stampa ha dichiarato in poche parole che quella di domenica, di sabato, sarà l'ultima sua apparizione con la maglia della Juventus. Ha altresì comunicato che farà la partita contro l'Olanda, credo che sia l'amichevole, ultima della nazionale, poi lascerà in quanto a parole sue, l'Italia ha comunque portieri giovani, forti, così come Agnelli ha detto papale papale che il titolare della porta bianconera sarà Wojciech Szczęsny. Quindi anche in caso di arrivo di Matteo Perin è da escludere una cessione del polacco. Detto ciò, è difficile perché Gigi è Gigi. Gigi è fa parte della storia della Juve, ma della storia del calcio. È stato senza molti dubbi il miglior portiere della storia, anche sicuramente qualche anti-juventino dirà che non è vero, ma chi capisce di calcio sa che come lunghezza di carriera alla fine Buffon è stato il migliore di tutti. Ho visto fare a Buffon delle parate che a nessun altro ho visto fare. Questo non è che sminuisco gli altri portieri, per carità. Io ho visto giocare Dida, ha fatto 2 anni che era forse in quei 2 anni lì uno dei migliori, se non il migliore. Giulio Cesare ha fatto degli anni di un certo livello. Però Buffon è Buffon. Buffon credo che da quando ha iniziato col Parma ha fatto subito vedere di avere delle qualità assurde. E poi con la Juve credo che sia esplosa completamente la carriera. E alla fine poi l'ha portato a vincere tanti trofei, perché comunque anche a livello internazionale, quando dicono è Buffon a livello solo in Italia, no, Buffon ha vinto comunque una Coppa UEFA col Parma, un Europeo Under 21 e un mondiale con l'Italia, quindi insomma non è che a livello internazionale Buffon non abbia vinto nulla, anzi, giustamente Agnelli ha aperto la conferenza dicendo Buffon ha vinto 26 trofei in 22 anni. 26 trofei in 22 anni vuol dire veramente più di un trofeo a stagione, è impressionante, impressionante, è una potenza incredibile. Le parole che lasciano cioè fanno pensare cioè che danno uno spunto di conversazione lascio la Juve, ma non è detto che lasci il calcio, in poche parole, perché ha detto che ha ricevuto delle offerte molto stimolanti dall'estero e che ha avuto delle ottime offerte come dirigente, tra cui una delle migliori è stata data da Andrea Agnelli. Allora, io credo che le strade sono due. Io non credo che Buffon vada a fare dirigente fuori dalla Juventus, quindi credo che se Buffon decida di fare dirigente accetterà la proposta di Agnelli. Così sono fortemente convinto che Buffon lo farà questa proposta, magari non subito, perché se accetterà la proposta estera, magari farà un'esperienza all'estero prima di tornare alla Juve. La proposta all'estero ha chiarito che non è il tipo di giocatore che va a fare che va a giocare in campionati di quarta e quinta fascia, ma è un giocatore che ha bisogno di top club. E anche qui fa capire intanto che, secondo me, io ci ho letto una frecciata del Piero, perché Del Piero è andato a giocare in Australia e poi in India. Secondo me questa è una frecciata bella e buona del Piero. E poi ha fatto capire che se dovesse continuare sarà solo per un top club, molto probabilmente inglese. E che Buffon, dico la verità, che Buffon smetta o vada all'estero non mi cambia il mio sentimento verso di lui, ma anche guarda, sono convinto, ve lo dico proprio col cuore aperto, che non sarebbe cambiato neanche se fosse andato all'Inter, perché Buffon è Buffon, o a Napoli, cioè Buffon è Buffon. Mi sarebbe un po' dispiaciuto, ma non sarebbe cambiato l'affetto che ho verso di lui e che credo che il 90, 99% dei tifosi bianconeri ha verso di lui. Poi c'è l'1% di decelebrati che continuano a criticarlo nonostante tutto. E quindi niente, ragazzi, adesso staremo a vedere. Lui ha detto che prenderà dopo Verona. Col Verona ci sarà lo stadio tutto per lui, in poche parole. Poi dopo la partita col Verona prenderà 2 o 3 giorni per decidere se accettare la proposta degli Agnelli, che vorrebbe dire un anno di preparazione, poi un posto da dirigente, o continuare magari un altro anno in un'altra squadra estera per completare, diciamo, la sua carriera. Comunque vada, io devo dire grazie a Gigi Buffon e fagli comunque un in bocca al lupo per qualunque traguardo raggiunga. La cosa certa è che oggi è un giorno difficile. Sto male, ho un nodo alla gola ed è difficile. È difficile, ma purtroppo la vita e il calcio è fatto di questi momenti.
Ringrazio ancora Gigi Buffon, sabato sarà la sua giornata, la fortuna dello spostamento della sfida scudetto tra Juventus e Brescia femminile permetterà a tutti i bianconeri di concentrarci solo sul suo addio ai colori bianconeri come giocatore, mi auguro non come dirigente, e purtroppo questo momento sta arrivando ed era il momento che purtroppo doveva accadere, ma che speravamo non dovesse mai accadere. Io vi saluto e do appuntamento con i prossimi video.